Salve a tutti amici, sono Necron e benvenuti in questo nuovo episodio di Warband in Conquest del Chronicle of Necron. Siamo a Landewick e adesso non ci resta che visitare gli ultimi villaggi per partire poi alla rotta di Landewick verso Dorestad. Allora, noi per adesso andremo a visitare un po' di villaggi, questi qui, magari troveremo altre piccole risorse. Ormai il viaggio sarà rapido, ragazzi, quindi ci perderemo al massimo 2 minutini. Allora, qui abbiamo, vabbè, non ci interessa 70 euro, qua fallimento, non c'è niente da fare. Andiamo via verso Chippenham Est, forse ci siamo già passati, però ci ripassiamo di nuovo. Va bene, un buon prezzo, adesso vediamo cosa possiamo rivendere noi. Mi sa che nulla possiamo rivendere, quindi questi 300 restano lì, potevamo recuperarli. Dorsenham, prezzi abbordabili. C'è Wittal Chister, potrebbe essere. Vabbè, andiamo. Ma qui è pieno di grandi città. Chippenham. Oh madonna. Dai, pensaci su. Vediamo cosa possiamo vendere a prezzi vantaggiosi. Non si può dire nulla. Il pollo fresco, il miele, sono sempre 400 che ci portiamo a casa. Vediamo chi c'è. Nessuno. Come passiamo da qui? Un buon prezzo, vediamo se possiamo recuperare un po' di soldi. Li vendiamo noi. La birra a 300, e va bene così. E possiamo ripartire per la nostra strada. Andiamo a Landewick Nord. Lana, frutta, grano, verdura, l'argento a 746, mi sembra un po' troppo. Poi abbiamo Grantham. Orzo, pane, ok, allo stesso modo 520, gli vendiamo la birra, loro sono ghiottissimi di birra, e anche il pesce. Vichingo danese d'elite, se ti becco, cosa mi dai? Piccolo rapido combattimento, ragazzi, tutti gli altri seguitemi, ragazzi, siamo un casino, loro sono pochissimi. Ecco Beda, il nostro medicus della compagnia, nonché sacerdote. Arrivano, piazzatevi tutti qui. Serrare i ranghi. Ok, non tirate. Ok,
dai che arrivano. Tirate a volontà. Non è che stanno facendo i ragazzi il loro lavoro. Di 3. Dai, forse abbiamo fatto anche un bel bottino di compagni. Signore irlandese. Pensavo che era qualcosa di molto più, signore, ma invece da ben poco. Non ci hanno dato niente. Wow. E allora, eravamo noi verso Grantham, quindi dobbiamo scendere. Anche se qui c'è il boschetto di cinghiali. Quindi siamo arrivati dove? Oh no, nello spazio. Allora, qui il pane gli piace, quindi pagherai 100 euro, ma noi gli diamo il pesce, compriamo la frutta. Ok, c'è il boschetto di cinghiali, quindi sarebbe un'ottima occasione, anche se è l'inventario pieno e ho paura di non beccare nulla. Vabbè, per adesso allora facciamo così, andiamo a Dunham Sud, poi dobbiamo ripassare dal bosco di cinghiali. Qui c'è lana, pelle, pesci. Ok, prima cosa riprendiamo la birra, prendiamo la lana, mi becco la frutta, ma loro non possono pagarmi, quindi gli rivendiamo no. Allora facciamo così, pesce riceverei 400, ma non possono darmi, quindi allora mi ridai il mio pesce. Così riceverai 200, invece no. 195. Ho fatto un piccolo caos qui, eh. Allora, tagli sto cinghialino qua. Riceverai 200, io mi prendo la lana. Sarebbe 185. Fai così allora. Dai, per stavolta va bene così, dammi quello che hai, lasciamo perdere, poi ritorniamo dalle piccolezze. Andiamo a Dunwick e andiamo a vendere un po' di roba, se riusciamo. E allora, voglio il tricheco, carne essiccata, pesce, grano, formaggio, fagotto di vino, argento, altro pesce, altre pelli, il miele,
il maialino salato. Qui va bene così. Il cane di cavalli invece prendiamo. Il fagotto di lino, sempre il pesce. L'altro fagotto di lino, ci guadagniamo un bel po' di soldi, raga, quindi conviene. Sala dell'idromele, niente di interessante. Incontro il sindaco. Ma sì, una missione secondaria non ci farà di certo male, ragazzi, quindi l'appoggiamo. Siamo tutti in forno qui, quindi muoviamoci. Beh, devo ritornare. Aspetta, forse erano loro. Eccoli qui, briganti molesti. Controllo la lista. Carichiamoli. Notte fonda, ragazzi. Il nemico è di fronte a noi. Territorio infimo per noi, eh? Un po' troppo sconnesso. Non arriveremo sicuramente prima del nemico alla collina, anzi ci scontreremo proprio lì. Dai ragazzi, nemico in questa zona. Fermatevi lì e aspettatelo. Colpite, 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 colpite. Attaccate tutti. Dai, io trovo per me la qualità schifezza, queste armi davanti. Cioè, il primo da scappare. Vediamo se riesce a fare bingo io. Sì, ma chi sono? Per una volta ho avuto la fortuna, l'abilità di beccarlo in quella maniera. Guardate qui, povero disgraziato. Ma stai scappando. Dai, ma porca miseria. Abbiamo catturato i 11. Io mi sono alzato di livello con quel colpo. Un po' di recruttiva l'abbiamo provato, dai. Andiamo a rivedere tutto. Pure le gambe di un tizio. Beda sarà, mi sa, il tizio che andrà via dalla nostra compagnia. Eh sì, sta creando molti, molti problemi. Altro pollo. E allora, dagli lo scudo. Mi prende il pollo. Ok, pagherà, riceverai 21. Io vorrei... Vabbè, va bene così, dammi 18, non ti preoccupare. Allora, come dicevo prima, ragazzi, siamo ripassati dai villaggi di prima. Dobbiamo affrontare i boschettoni cinghiali. Torniamo a Dunwich per rivendere un po' di roba, soprattutto le armi che abbiamo ottenuto prima. Ce li paga un bel prezzo. Sono sempre 500 guadagnati.
fresco, se lo beccano sempre. Perfetto. Parliamo col sindaco, abbiamo completato la sua missione. Ok. Vediamo se ha altro lavoro per noi. Gli hanno rubato il liuto. Missioni. Mai vista una missione del genere, ragazzi, quindi il sindaco di Dunwich ti ha chiesto di recuperare un liuto rubato gli. Guarda, con me al renderà ai 30 giorni per fine la missione. Vabbè, non dovrebbe essere difficile, però dovrebbe essere abbastanza semplice. Allora, ragazzi, proprio qui c'è un vichingo danese d'elite con solo 5 uomini e dobbiamo affrontarlo subito. Su, ragazzi, seguitemi. Il divario è esorbitante, però, ragazzi, non immaginate come siano forti i vichinghi. L'avete già visto in battaglia e di certo non è così semplice affrontarli. Dai, ragazzi, un po' più concentrati, perché il nemico è quasi già arrivato. Sono in 5, sono in 5, ragazzi. Ma no, non è strage. Caricate. Finita. Non è stato difficile, ragazzi. Li abbiamo catturati tutti. Il nostro primo cavaliere, primo uomo a cavallo della nostra compagnia. Direi di condividere il bottino. Ci prendiamo una piccola spada, la consegneremo al nostro compagno. Lui parla, Agatinos parla male di lui, ma mentre lui ne parla bene. Dovevo alzarmi di livello, ho dimenticato. Allora, vabbè. Normale è tutto eccellente. Vediamo un po'. Allora, Agatino sembra che sia a posto. Non proprio, però diciamo di sì. Soundpeak. Sì. Brunhilde, che si è alzata pure di livello nel video precedente. Alicio. Dai, che è meglio, è simile, però dai, mi piace di più che tu abbia una spada. Elgi va bene pure. Clovis un po' meglio. Gli serve uno scudo a Clovis, l'ho venduto prima. Come diamine fa non avere uno scudo te? Va. Comunque, noi alziamoci di livello, personaggio, abilità, e adesso sta fatto, ragazzi, dobbiamo pensare pure alle navi, quindi lupo di mare, più 2. Spendiamo i punti per l'arma da lancio, l'arma con l'asta. E adesso dobbiamo andare, ragazzi, al boschetto di cinghiali.
Si va. E qui si conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!